Sabato 22 settembre in primo piano nel TGL News le preoccupazioni sollevate dai residenti delle frazioni di Roncaglia, Volpara e Borghetto che segnalano un'apertura abbastanza ampia nei pressi dell'Argine sotto al ponte di Voltone d'Ecca, dove 3 anni fa, durante l'alluvione che colpì il nostro territorio, l'esondazione ha investito abitazioni e aziende. Inoltre giacciono incastrati contro i pilastri del ponte alcuni tronchi scesi a valle con la corrente. La pulizia del greto del fiume è fondamentale per prevenire le alluvioni, affermano i cittadini preoccupati. Per fortuna si è rivelato essere un falso allarme, qui ci spostiamo in città, ma l'impianto antincendio è scattato ugualmente. Verso la mezzanotte una segnalazione di emergenza ha fatto correre i vigili del fuoco alla sede di via Beverora del comune di Piacenza per un incendio nei locali sotterranei dell'archivio. Giunti sul posto i pompieri hanno appurato che non c'erano né fiamme né fumo, ma solamente i locali saturi di CO2, il gas utilizzato per spegnere gli incendi nei luoghi con documenti cartacei. Ora non resta che verificare le cause che hanno fatto scattare l'impianto. Ci saranno tutti i reparti della polizia ai Police Days, una 2 giorni di attività ai Giardini di Margherita in collaborazione con il Comune e la Provincia, nei quali la Polizia di Stato con tutti i suoi reparti si presenterà ai cittadini per vivere gli spazi con iniziative al fine di contrastare il degrado e contribuire a far rivivere e recuperare il quartiere Roma. 2 i concerti in programma, tutti i dettagli sul nostro sito liberta.it. Chiudiamo con lo sport, è finalmente giunto il grande giorno, il Piacenza Calcio alle 20:30 di questa sera allo Stadio Garelli sarà impegnato nella gara d'esordio che vedrà i biancorossi sfidare il Pontedera. Si tratta di un match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C. Domenica scorsa biancorossi e Toscani non sono scesi in campo a causa delle purtroppo note vicende extracampo che stanno attanagliando il mondo del pallone di terza serie con i rispettivi match con Novara e Provercelli rimandati a data da destinarsi. Questa è la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento è alle 13:15 con il TGL.